l'organizzazione produttori di Trapani e Isole Egadi ci hanno portato delle boghe. La primavera è il periodo ideale per la boga, la troveremo sicuramente ricca di uova ed è un pesce in questo momento particolarmente, diciamo, grasso e quindi più saporito. Abbiamo scelto di fare una ricetta innovativa, un po' diversa dal solito, per far capire che col pesce azzurro si possono fare anche grandi piatti. Paolo, cosa ci prepari oggi? Ciao Peppe, ciao a tutti. Farò un guazzetto con le boghe, andrò ad aggiungere una piccola fonduta di un formaggio DOP, quindi la pastella del Belice. Poi farò un'altra salsa ulteriore di finocchietto selvatico, quindi quasi vado a prendere una pasta con sarde ma fatta con boghe, e andrò ad affumicare una patata che servirà da zoccolo per poi mettere tutto quello che potrebbe andare a risaltare il piatto, e andrò a utilizzare pure l'acqua di pomodoro. Vado subito spedito a creare intanto quello che è il nostro finto guazzetto. Il guazzetto, quindi prenderò subito i nostri pomodorini e andrò a tagliarli immediatamente. Intanto li farò a metà, poi una parte li andrò a frullare, quindi il nostro assistente Giuseppe tranquillamente, e al massimo due li farò poi a concassare. Quindi prego, il nostro olio extravergine sempre della azienda Multaggio. Perfetto, ok, mettiamo un pizzico di sale, ok, quindi perfetto. A che ci sei? Prendi il colino, e quindi abbiamo una prima preparazione che è pronta. Poi andrò a prendere il nostro scalognetto biologico che taglierò a metà, metterò nella padella con un po' di olio. Affumicherò la patata che andrò a mettere sotto sopra nel nostro olio, poi andrò a prendere il nostro aglio rosso di Nubia, quindi per l'affumicatura utilizzerò proprio un po' di erbette miste di campo, finocchietto, lavanda, un po' di menta, quindi darò proprio quell'aroma che senz'altro sprigionerà man mano con una sorta di affumicatura che andrò a mettere il coperchio. Dopo qualche minuto inserisco la mia boga. Curry, quindi una spezia che dà il suo che. E io andrò a mettere pure un pizzico di curry, che poi alla fine nel nostro guazzetto avrà un suo sapore. Perfetto, quindi sta per andare via. Nell'attesa metto qualche altra, un po' di timo, maggiorana, e poi metterò le nostre filetti di boga. Quindi farò tutt'uno, le uova, benissimo. Ok, il nostro piccadilli lo andrò a tagliare in quarti o anche in pezzetti, un finto concassè, proprio naturale, per come, senza andare a togliere l'acqua di vegetazione o i semi. Per accelerare i tempi andrò a fare una sorta di coperchio per la fumicatura. E allora andiamo subito alla nostra clorofilla, quindi l'acqua è già bollente, no? Il nostro prezzemolo verde andrò a dare all'incirca 10 secondi, metterò un pizzico di sale proprio per dare
eventualmente un po' di sapore. Metto il nostro prezzemolo, tra qualche secondo è pronto. Ok, perfetto. Puoi spegnere, Giuseppe, così poi faremo stessa cosa, stesso procedimento con il finocchietto. Andrò a mettere un cubetto di ghiaccio, anche due. Quindi qua posso cominciare a togliere il nostro coperchio. Ovvio che in telecamera non si possono sentire gli aromi, i profumi, ma c'è un odore inebriante di affumicatura meravigliosa. Perfetto, perfetto Giuseppe, ok. Benissimo, ti aiuto sempre io. Quindi il nostro pesce è quasi pronto. Allora, in questo caso, in questa ricetta, io andrò a realizzare, quindi accosto anche un'altra ricetta regionale, che anzi esattamente sono due, la carbonara o la matriciana. Attraverso una pancetta affumicata, in questo caso non ho utilizzato il guanciale, ma una pancetta affumicata locale, che andrò a tagliare a striscioline. Utilizzerò questa pancetta che andrò a mettere nell'angolino della padella per dare un po' di croccantezza. Il nostro pesce è pronto, Giuseppe. Quindi la nostra clorofilla ok. Ok. Farò vedere il verde brillante proprio da smeraldo, no? Perfetto. Andrò a utilizzare in questo caso un mais, quindi un amido di mais particolare cerato, dove mi permetterà di realizzare questa clorofilla con un po' di consistenza, quindi per evitare che poi ci sia che sia troppo liquido. Grazie a questo mais, che si può utilizzare, si chiama esattamente crystal mais, non faccio pubblicità, ma è così, andrò a realizzare questa salsetta che sarà neutra ma bellissima a vedersi anche come cromatura nel piatto. È già preso un'altra consistenza. Andiamo ad accendere nuovamente il nostro e andiamo a fare la stessa cosa con il nostro finocchietto, quindi prezzemolo, finocchietto. L'acqua è calda, metteremo giù il nostro finocchietto. Dopo questo passaggio faremo la nostra fonduta e andremo avanti. Bene. Che dici? Ci riesci con la pinzetta? Perfetto. Quindi questo ce l'abbiamo, perfetto, metti qua dentro. Benissimo. Ok. Dico, in questo caso, per favore. Che ne pensi? Va bene? Sì, sì. Perfetto. Ok. Andremo a fare questo passaggio anche velocemente. Ovvio che i sapori saranno due, uno di finocchietto e uno di prezzemolo. Ok, metterò un pentolino, andrò a mettere della crema di latte naturale per creare la mia fonduta di pastella del Belice. Aldo, chissà lavola, ma poi che la metti in capo d'albero. Andrò a grattugiare con un microplane velocemente. Già, è assodato. Pizzico di sale. Non porterò ovviamente a ebollizione, eventualmente perché si può stracciare, quindi può perdere la caseina. E quindi la mia fonduta è pronta. E adesso cominciamo il nostro impiattamento. Andrò a utilizzare
come se fosse un quadro d'autore, no? La nostra salsa di prezzemolo, la nostra acqua di pomodoro, andrò a fare la tecnica dello splash. Faremo un taglietto alla base, per lo metteremo come, proprio come forma di zoccolo per dare pure corposità al piatto. Poi prenderemo i nostri filettini di boga che andremo a poggiare, essendo che è un secondo, quindi sarà più abbondantino. Ok. Possiamo eventualmente pure mettere il nostro scalognetto che ha affumicato, la nostra pancettina croccante, per concludere un po' di mandorla croccante, del pomodorino con cassè che dà quella sensazione di crudità, la nostra salsa di finocchietto che andremo a nappare sia il nostro pesce che il nostro scalognetto, e poi la nostra fonduta che ci giocheremo così per dare, guarda caso, bianco, rosso, verde. E quindi a questo punto che dire? Giuseppe, food cost. Un piatto che si può servire tranquillamente come secondo, c'ha all'incirca un costo pasto di quasi 3 euro, 2,90 euro esattamente. E quindi Giuseppe, buon inizio, buon pescato e... Okay.